Con nutrita rappresentanza di tifoseria pugliese che alla fine dell'incontro ha contestato pesantemente la condotta della propria squadra, la formazione di Osvaldo Iaconi ha sfoderato la migliore prestazione della stagione. La cronaca. 21esimo, splendida combinazione Galli-De Simone Caruso, con tiro di poco al lato. Le migliori cose nel secondo tratto di gara. Al terzo minuto il gol partita di Claudio Bonomi, lesto ad approfittare di un rilancio difettoso della difesa salentina e a trafiggere di piatto destro l'incolpevole Lorieri. È festa grande. Tre minuti più tardi è grandissimo il numero uno leccese nel ribattere una conclusione ravvicinata di Martino. Gioca il Castel di Sangro, il Lecce sta a guardare, quasi incredulo. Ma al 25esimo Palmieri di testa anticipa De Iulis in uscita e manda di pochissimo fuori. Al 29esimo ancora Martino se ne va sulla corsia di destra, tira, Lorieri strepitoso devia sulla traversa. Al 96esimo, quindi a tempo abbondantemente scaduto, una incornata di Centurioni fa gridare al gol. Sconfitta meritata perché abbiamo incontrato una squadra che aveva più voglia di noi, quindi oggi direi che abbiamo fatto un notevole passo indietro sotto questo aspetto, senza criticare nessuno, ma rispetto a quello che erano i nostri non tanto obiettivi ma le nostre aspettative, cioè quello di migliorare quello che avevamo fatto nelle precedenti partite, direi che sotto questo aspetto abbiamo fatto un passo indietro.